Laboratori sviluppati su 5.000 metri quadrati e attrezzati con le più moderne tecnologie per le indagini genetiche e cellulari. Un'officina farmaceutica per la produzione su larga scala di terapie avanzate. 150 ricercatori impegnati che arriveranno a 200. Sono i numeri del nuovo polo per la ricerca pediatrica dell'ospedale Bambino Gesù, tra i più grandi d'Europa, inaugurato la scorsa settimana dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, accompagnato nella visita dal presidente dell'ospedale Giuseppe Profiti. Con oltre 40 specializzazioni, il Bambino Gesù, di proprietà della Santa Sede, risponde a quasi il 45% della domanda ospedaliera pediatrica italiana e per i nuovi laboratori collocati nella sede di San Paolo fuori le mura ha investito 26 milioni di euro, oltre ai 15 milioni di budget annuo per i progetti di ricerca. Cifre giustificate, visto che ogni anno nel mondo tra il 50 e il 70% dei ricoveri pediatrici è dovuto a malattie genetiche. Il direttore scientifico dell'ospedale, Bruno Dalla Piccola. La rivoluzione genetica in effetti è una rivoluzione tecnologica che ha battuto negli ultimi anni di 100.000 volte i tempi e i costi dell'analisi. Con queste nuove tecnologie noi pensiamo di poter dare delle risposte più immediate, più efficaci a una serie di pazienti che hanno malattie tipo malattie rare, malattie non diagnosticate, malattie di difficile inquadramento. Tutta la ricerca anche ematologica, dove abbiamo bisogno assolutamente di capire le basi biologiche dei meccanismi che danno il tumore, perché questa chiave è la chiave di lettura per sviluppare delle nuove terapie. I nuovi laboratori si inseriscono nell'innovativo modello di ricerca traslazionale del Bambino Gesù, che ha cioè immediate ricadute nella pratica clinica. Un modello, ha spiegato il presidente Profiti, in cui ricerca e assistenza sono integrati. Un esempio è la ricerca sull'obesità infantile e le sue complicazioni. Ancora il professor Dalla Piccola. Il 30% dei bambini in Italia è sovrappeso. Questi bambini nel 2/3 dei casi sviluppano una degenerazione del fegato, un processo che è grave perché può evolvere una steatoepatite. Ma se noi riusciamo a diagnosticare, intervenire per tempo e soprattutto se riusciamo a capire quali dei pazienti che hanno questo tipo di problema andranno verso una complicazione e saranno in grado di rispondere a una terapia, e questo ce lo dice la ricerca biomolecolare, noi a questo punto potremo fare interventi efficaci, semplici, agendo sugli stili di vita e con pochi farmaci che riescono a far regredire il processo in una fase iniziale della sua storia. Conclusa la visita ai laboratori e alla Cell Factory, il cardinal Parolin è intervenuto all'inaugurazione della struttura, ricordando la missione del Bambino Gesù, chiaro esempio della carità pastorale della Chiesa nei confronti di chi è malato e, in modo specifico, dei bambini. Se l'ospedale Bambino Gesù è certamente un'azienda che deve funzionare in modo virtuoso, è importante soprattutto, anche per le ricadute nell'opinione pubblica, che esso realizzi in primo luogo la sua missione di essere una straordinaria opera di carità del Papa stesso e diventi pertanto una istituzione sempre più esemplare sotto tutti i profili, un modello di serietà professionale, di accoglienza umana e cristiana, un ambiente dove tutti si sentano protagonisti e, se necessario, anche disposti ad accettare sacrifici per il bene dei piccoli pazienti. Noi abbiamo circa un 30-35% di bambini che vengono nell'ospedale Bambino Gesù che sono bambini stranieri, e il 5-6% di questi bambini sono addirittura proprio residenti in paesi come la Libia, la Palestina, il Medio Oriente. Sono paesi dove hanno poche opportunità per poter affrontare delle patologie drammatiche, dove l'eccellenza clinica che esiste nell'ospedale Bambino Gesù consente loro di essere presi in carico.